Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Mi raccomando, prima di cominciare, subito un pollicione qua sotto ragazzi, è importantissimo per supportare il video. E partiamo con un paio di box da aprire. Abbiamo il free box qua nello shop, ok. Non ho manco messo le cuffie, ancora così euforico di trovare un cavolo di brawler. 30 di oro, penny per 6 e il primo per 10. Attenzione, ticket. Piccola precisazione che vorrei fare sui raddoppi dei miei carissimi bauli. Ragazzi, dei miei carissimi box. Non ho ancora capito che si chiamano box. Solo i Brawl Box si possono raddoppiare. I Big Box o i Mega Box, che non abbiamo manco ancora visto, non si possono raddoppiare. Oddio, i Mega Box non avendoli manco mai aperti, questo non lo so dire, però... non si possono raddoppiare di base i Big Box, almeno che non sia uscito un qualche aggiornamento subito dopo che ho detto questa frase. Però al momento attuale no, solo questi qui. Dico questo perché alcune persone mi hanno detto: Ferre, raddoppia i box più rari. Non si può, semplicemente non si può. Si può solo raddoppiare in maniera del tutto facoltativa quelli normalissimi. 23 monete di oro, Nita per 5 e Jesse per 15, più 2 ticket, molto bene. Ok, altro raddoppiamento tattico, eccolo qui. Adesso prima di andare ad aprire i box che tengo qua da parte, vado ad aprire quello della League Reward. Piccola parentesi anche qua. Ho 35 bauli da parte e più quelli big, perché voglio averne sempre pronti e voglio raddoppiarli tutti. Tanto credetemi, non c'è fretta nell'aprire i box. Anzi, un domani che esce un nuovo aggiornamento con un nuovo brawler, noi siamo già pronti con dei bauletti a iniziare la sua ricerca. Quindi signori miei, raddoppiate e fatelo in maniera consapevole. Bauletto molto carino, che si ottiene con le 2200 coppe, 19, 4 Dynamite, questi vanno assolutamente raddoppiati perché sono super importanti, Shelly per 6 e altri ticket. Prossimo obiettivo, 150 PowerPoint per un nostro brawler, vabbè, ne riparliamo tra qualche coppa. Andiamo con un altro Brawl Box, 50 di oro, una bella botta, Colt per 6, Penny per 10, sempre molto carina, e ancora nessuna traccia di un nuovo brawler. Adesso per carità, io ho capito che ne posso aprire solamente 5 per episodio, quindi sto andando molto con calma, però ne ho già aperti, e non mi stai cacciando fuori un brawler nuovo neanche a morire. Capisco anche che la rarità più easy che posso trovare è la super rara, che comunque sia già appunto super rara, ma... cacchio, sparami fuori un brawler! Un bel Frank, dai, qualcosa di carino, 30... poco per 8, penny per 10 e 2 ticket, e sti ticket maledetti. Per carità, io sono contento così, mi sto farmando i peggio brawler con queste cose, però comunque sia, siamo ancora a corto di brawler e questo ci tiene molto tranquilli per quanto riguarda le coppe. Vabbè, andiamo con l'ultimo box, almeno che non mi esca appunto un nuovo brawler, no, vabbè, manco dirlo per tirarsela un po', no, 15, 6 Shelly e 10 Pam, che comunque sia Pam è già abbastanza laruccia. Ok, ecco qua tutti quanti i nostri punti, ma partiamo con quello che è effettivamente il video di oggi. Hanno introdotto gli energy drink su Brawl Stars, ragazzi. No, sì, il nostro energy drink è adesso su Brawl Stars. C'è la modalità energy drink. Se ancora non l'avete vista, la andiamo a provare subito assieme con Jesse in questa modalità gem grab. Allora, praticamente, ogni tanto, in maniera totalmente random, esce fuori per la mappa un energy drink. Che cosa succede se lo prendiamo? Oddio, questo non voglio spoilerarvelo così in maniera brutale. E quindi aspetto ancora un secondo. Ok. Ok, guardalo. Guardalo lì. C'è un... quello è il primo. Devo mangiarmelo io. Devo papparmelo. Vai. Dai. Cosa sta facendo? Ok. Vai. Vai. No, ce l'hanno loro l'energy drink. Ok, c'hanno loro l'energy drink, questo può essere un grande problema. Ok, può essere un grandissimo problema. Ecco, vedete, quando prendono l'energy drink, i brawler diventano leggermente cazzutini. Diventano praticamente come dei boss. Ok, come la boss fight. Nulla di più, nulla di meno. Occhio. Ok, là c'è nel primo. Diciamo che loro sono molto sfortunati. Ok, bello quello spike boss. Sono molto sfortunati perché hanno tutti danni molto fisici, molto da ravvicinato. E adesso qua te la piaccio una mitragliatrice, molto rompiballe. E te la devo piazzare. Ok, bello. Guardalo, guardalo. Diventiamo boss noi, ragazzi. Diventiamo boss noi, ma è finita, mi sa.
Ok, ormai... No, non è finito, aspettate. Cosa sta succedendo? Ehi! Ehi, 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 dammi un po' tutte queste gemmine che si va a comandare. Ah no, non si va a comandare perché l'effetto dura poco. Calma, calma. Ok, l'effetto non dura tantissimo. Ti piace vincere facile, Fer, eh? Ok, buona così. Vai, ciao, è il primo. Ciao, ciao, è il primo. Ciao, 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 ciao. Come avete potuto vedere, non si sfrutta al 100% questo energy drink, perché la modalità gem grab proprio permette nel corso della partita di far spawnare poche pozioncine. Diciamo che io l'ho vista anche in showdown e già un altro paio di maniche. Il mio consiglio: utilizzare brawler non troppo forti, perché appunto prendendo questa pozioncina si diventa più veloci, si diventa più potenti in attacco e la vita però comunque sia rimane un problemuccio. Infatti i brawler muoiono comunque anche se sono boss, non diventa come il boss effettivo della boss fight. Quindi proviamo con Poco, che è un brawler che si può curare e lo potrà fare anche da boss, però i suoi danni saranno aumentati e questa è una cosa molto interessante. Ok, abbiamo uno che ci ha messo un'ora a partire. C'è un Mortis, un nuovo Mortis, guardate che carino. Ok, lì ci crepo però di sto passo. Ok, vai con un colpetto lì, bello, guarda come ce la facciamo, fantastico. Dai che ti curo, no, teniamo curato lui, vai, bello, bello, bello che ci lancia l'orso. Ok, occhio Mortis, occhio Mortis. Ok, pozioncina speciale, non mogliamole la manco morti. Ok, siamo diventati cazzutissimi, vai ragazzi, dai ragazzi, ok. Guardalo lì Mortis che ci prova, convintissimo, convintissimo ci ha provato. E adesso tocca a Brock, adesso tocca a Brock e Brock è incacchiato nero. Bello, 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 bello. Tutte nostre le pozioncine, guardate qua, guardate qua. Ok, bellissimo, 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 bellissimo. Ragazzi, questo qua è un macello, è veramente un macello. Con 9 pozioncine me ne sto qua in mezzo al bordello, raga. Non guardo in faccia nessuno. Ok, vado a curare ancora lì. Guarda, 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 guarda. Lo ammazziamo pure lui, ma vieni. Una partita che ha dell'incredibile, ok? Una partita che ha dell'incredibile. Proviamo quindi con Barley. Barley, forse un brawler molto delicato. Vediamo, diventando un boss, che cosa combina. Più che altro perché ha un danno con una gittata interessante. Ok, ok, là c'è una tara. Là in mezzo c'è un poco che ho pigliato, ma non è facile, eh? Non è facile. Guardalo là, Mortis maledetto. Guardalo lì, lezzo. No, no, Nita, non ti far ammazzare così, per favore. Ok, guardalo là. Bello, guarda Tara, convintissima. Ah, io li lascio... Sto male, avevo ammazzato Tara anche se era un boss. Gli lascio il veleno lì nella zona. Ok, guardalo. Così, ok, convintissimo proprio. Oh, mamma mia ragazzi, cosa le abbiamo fatto? Cosa le abbiamo fatto? Guarda, li butto tutto il veleno là. Ok, fantastico. No ragazzi, mi sento male. Mi sento male veramente. Ok, lì c'è un'altra pozioncina, la piglierei volentieri, ma la lascio poi andare a loro, perché lì c'è Mortis che ha fatto un paciugo assurdo. Ha fatto un paciugo. Vai Brock, vai Brock, ho sprecato delle pozioncine, mamma mia Brock. Brock ha salvato la situazione, sennò poteva essere persa quest'ora. Ok, vai là con un colpetto su Mortis, occhio Tara, occhio di nuovo Mortis, ma Mortis è una cosa veramente impossibile da colpire. Niente, Brock sta sopravvivendo però. Brock number one, migliora in campo proprio, ok. Vediamo un pochettino là se riusciamo a hitare, bello. Bello, guardala là la ulti ben piazzata, ben piazzata. Ste gemme me le grabbo tutte io. E se non si grabba in gem grab, ragazzi, cioè dove si grabba? Non si grabba, non si grabba. Ciao, ciao, dai, ciao. Chiudiamo sta partita, per favore, fatemi arrivare a 18 gemme in team. No, ok, parliamone, queste modalità speciali nuove che hanno introdotto... La Meteor, la Energy Drink, rendono il gioco molto più frizzante in qualsiasi modalità. Andiamo quindi a vedere adesso come si comporta il Barley che abbiamo appena utilizzato in una gem grab normalissima, ok?
Allora, vediamo un pochettino i compagni di squadra che ci capitano come sono. Sicuramente la mappa sarà diversa perché la modalità è la stessa, ma cambiando la sezione nella sezione battaglia, appunto, cambia anche la mappa. Sono due cose diverse, vedete? Abbiamo una mappa che conosco, le pozioncine vanno buttate sicuramente là, così, e si itta senza pensarci due volte. Però c'ha un poco quel team lì che non scherza. Ok, la ulti la tiriamo subito. Là c'è un bull da tenere un attimino sotto controllo, perché ecco, non è proprio facilissimo. Eccolo. No, bravo poco. Lì mi stende però, se non mi date una mano, raga. Lì mi stende come le mutande. Ok, buona. Buonissimo anche il mortaio. Bella la ulti là, ci sta tutta. E quel poco è scappato con delle gemmine, o sbaglio. Ok, hittiamo una volta anche quel bull. Ok. E là ci abbiamo un barrel, oddio. Ok. Qua cosa faccio con sta ulti? Gliela butto là. Vai. Ok, bello. Bello. Mi attiva l'abilità, lo sapevo già. Ok. Vediamo un pochettino se riusciamo a usare la ulti là. Ok, poco, basta che stai in difesa, non è che devi fare dei numeri incredibili. Ok. Sì, è vinta easy questa. Eccola qua. Vittoria portata a casa, no problem. Quindi, belli questi nuovi energy drink, ma molto belle anche le vecchie modalità classiche, normali. Ora dovete proprio scusarmi, ma corro a preparare altri video, visto che questo weekend sarò al Games Week di Milano, come ormai ogni anno, è diventata una tradizione praticamente. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram, questa è l'occasione perfetta. Poi non dite che non ve l'avevo detto, l'avete aggiornati su tutto. Sulle pubblicazioni dei video come di consueto, sulle live, mi raccomando, perché in questi giorni essendo fuori casa non so se troverò la connessione per streamare. E poi soprattutto per chi di voi verrà al Games Week e magari mi vuole incontrare, non posso scrivere messaggi a tutti, sarò su Instagram semplicemente, lì vi aggiornerò su che cosa faccio, dove sono e perché. Anche in merito al video di ieri per quanto riguarda tornei, partite insieme e tutto ciò che riguarda il coinvolgimento col pubblico, rimanete aggiornati tramite Instagram, mi raccomando. Un ringraziamento quindi e un benvenuto a tutti i nuovi abbonati, e ragazzi, ci becchiamo domani alle 5. Un salutone, ciao!